Buongiorno da Teletruria, benvenuti alla rassegna stampa. Oggi, in questo venerdì 20 di maggio, avremo molte notizie anche di cui parleremo con i nostri ospiti. Tra poco sarà in collegamento con noi Andrea Spinelli Barrile, giornalista e cofondatore della testata slownews.com, e poi Silvio Malvolti, direttore editoriale di buonenotizie.it. Ma cominciamo subito a vedere le notizie che invece sono riportate sulle prime pagine dei quotidiani nazionali questa mattina su Repubblica. La diplomazia militare è il titolo, il colloquio tra il capo di Stato Maggiore americano e quello russo. La comunicazione è aperta sulle questioni di sicurezza, dicono dal Pentagono. Il Cremlino apre all'Italia sul piano presentato da Di Maio alle Nazioni Unite. La mediazione è benvenuta, dicono intanto dal G7. Nuovi aiuti a Kiev per 18 miliardi. I comandanti di Azov resistono nell'acciaieria. Draghi intanto prepara il viaggio in Turchia, mette la fiducia sul DDL concorrenza. Volevo segnalarvi il ritorno anche di Furio Colombo, che riprende con la collaborazione con Repubblica e firma il commento Putin, il lupo e i porcellini. È iniziata insieme alla guerra di invasione dell'Ucraina, dice e scrive Furio Colombo, un'operazione ben più complessa e per cui non esistono negoziati, la spaccatura del mondo, questo è il progetto della nuova Russia. E poi vediamo di spalla le altre notizie, il 5 Stelle, Michele Gubitosa, qualcuno ci vuole fuori dal governo, il salario minimo che serve al nostro paese, scrive invece Chiara Saraceno. E poi il caso del vaiolo delle scimmie, rischio contagi, l'allarme in Italia. Un giovane contagiato e due casi sospetti allo Spallanzani sono tornati dalla Spagna, non sono gravi. Finora il virus aveva colpito soprattutto viaggiatori provenienti dall'Africa o al massimo i loro conviventi, si legge nell'articolo all'interno. Dal 14 di maggio invece una ventina di pazienti in Gran Bretagna, Spagna, Portogallo, Svezia e Stati Uniti sono risultati positivi senza mai aver viaggiato in luoghi a rischio. Altrettanti sono i casi sospetti in Europa, in 17 attendono la diagnosi in Canada. Se poi volete approfondire l'argomento, ci sono domande e risposte all'interno, a pagina 23. I sintomi, pustole, febbre e dolori, ma il vecchio vaccino protegge, la malattia di solito non si manifesta in forme gravi. L'incubazione dura 3 settimane, non ci sono farmaci, si studiano terapie con gli antivirali. E il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza dice focolai tendono ad autolimitarsi. Sul Corriere della Sera Draghi richiama i partiti, l'apertura sulla riunione Lampo, fiducia sulla concorrenza o perdiamo i fondi europei, e poi il via libera dai ministri. Il Premier ieri ha riferito alle Camere, ha rilanciato la necessità della tregua per quanto riguarda il conflitto in Ucraina, l'invio di armi si decide con Bruxelles, ha detto Draghi, e il no di Salvini. E Movimento 5 Stelle, intanto la telefonata tra Stati Uniti e Russia, tra i capi degli eserciti, nel titolo della fotonotizia, il canale militare tra Stati Uniti e Russia. Si è aperto ieri, appunto, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate americane si è sentito al telefono con il comandante dell'armata russa. Il giallo del freno, parla la donna in riferimento a quanto accaduto, alla tragedia avvenuta nella scuola materna all'Aquila, il piccolo ucciso all'asilo. La donna ha detto: "Non ricordo, chiedo scusa". In Italia il vaiolo delle scimmie, un caso a Roma. E poi il Salone del Libro, edizione record, al centro i ragazzi. Vi faccio vedere all'interno una notizia di cui avevamo parlato anche ieri mattina. Gianna Nannini saluta Cristina Rosi e dice: "Conosciamoci", così i dettagli appunto del video che intanto Gianna Nannini, promettendo di andare a trovare Cristina Rosi, le ha inviato. E vi ricordo che è sempre aperta la raccolta fondi
chi volesse aiutare la famiglia di Cristina Rosi può farlo andando su gofundme.com. E poi l'addio a Vangelis, musica da Oscar, il compositore greco morto di Covid a 79 anni, pioniere dei sintetizzatori, conosciuti in tutto il mondo per la colonna sonora premio Oscar di Momenti di Gloria dell'82 e di altre dozzine di film, tra cui Blade Runner. E andiamo alla prima del QN, ci risiamo, ora c'è l'allarme vaiolo, l'apertura portato dalle scimmie, il primo caso allo Spallanzani di Roma, come abbiamo visto è un uomo tornato dalle Canarie, febbre e mal di testa ai sintomi, si trasmette con rapporti sessuali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il vaccino che veniva fatto anni fa è efficace e dai virologi pareri diversi come per quanto riguarda il Covid. La foto notizia, troppi dossier fermi, PNRR a rischio, arriva l'ultimatum di Draghi ai partiti, le riforme oppure lascio. Vi segnalo in taglio alto quanto avvenuto ieri nel Parco delle Cascine a Firenze, in pieno giorno ci sono stati degli spari, è stato arrestato un poliziotto. E adesso io vado a salutare Andrea Spinelli Barrile, giornalista, cofondatore di slownews.com. Andrea, buongiorno. Non vedo e non sento Andrea. Buongiorno Gloria, buongiorno ai telespettatori, scusatemi, avevo il microfono spento. Ciao Andrea, iniziamo con una notizia, questa mattina ci porti diciamo abbastanza vicino a noi, in Garfagnana. Sì, oggi vi porto in Garfagnana sulle Alpi Apuane, che è uno dei territori più belli e affascinanti dell'entroterra toscano e del quale io sono tra l'altro profondamente innamorato dopo un viaggio in moto che feci qualche anno fa. Vi porto lì perché vorrei parlarvi un po' di rigenerazione urbana e in generale tornare sul nostro filone che riguarda i fondi europei, nel caso specifico appunto dedicati proprio alla rigenerazione urbana. Sulle Alpi Apuane la nostra giornalista Elenia Sina ha trovato delle storie molto interessanti che riguardano il tema della rigenerazione urbana. Che cosa significa? Innanzitutto la rigenerazione urbana, per come si intende, per come vorrebbe essere declinata, diciamo attraverso le normative italiane e europee, va un po' a contrastare quello che è uno dei problemi maggiori nel territorio italiano, che riguarda il consumo di suolo, sia nelle aree molto urbanizzate, quindi comuni più grandi di 15.000 abitanti e città, ovviamente città metropolitane, sia per comuni un pochino più piccolini. Nel caso specifico, e su questo appunto parlavi poco fa dei fondi del PNRR, proprio il PNRR ha stanziato per quanto riguarda i vari piani urbani integrati un montante complessivo di 9,02 miliardi di euro e attenzione, stiamo parlando di cifre assolutamente considerevoli, a cui si sommano poi anche i fondi europei che vengono erogati tramite altri fondi regionali in questo caso. La Regione Toscana ha disponibilità per esempio di Pommetro e di POR, che si chiama Piano Operativo Regionale, che attinge proprio dai fondi europei. Sul panorama nazionale parliamo di una pianificazione di spesa tra il 2021 e il 2034, quindi nei prossimi anni, di 8 miliardi e mezzo. Già 2,1 miliardi sono già stati presi ed erogati in progetti di rigenerazione urbana. Che cosa si intende? In Italia lo sappiamo tutti, quando giriamo, ma anche per le nostre città, per il nostro paese, i palazzi storici che sono abbandonati a se stessi, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, sono decine di migliaia. Si tratta di valorizzare questo enorme patrimonio rigenerandolo, non vuol dire farlo diciamo riesplodere dal nulla o far diventare un'astronave quello che prima era un palazzo nobiliare, ma si tratta di ridargli una nuova vita e questo va anche a stimolare poi localmente le comunità per quanto riguarda a caduta altri settori, come ad esempio
esempio quello del turismo, che in Garfagnana è uno dei settori sul quale si vuole puntare maggiormente. I fondi di coesione europea in tal senso sono un volano di sviluppo molto interessante, e le storie che la nostra giornalista ha raccontato nel suo bel reportage dalla Garfagnana lo dimostrano, insomma. I territori, in particolare le aree interne italiane, oltre allo spopolamento, soffrono anche quello che è un grosso problema di abbandono di edifici pubblici e privati. Beh, i fondi europei sono un ottimo modo per provare a recuperarli. Ne parlavamo già 2 settimane fa, quando parlando di turismo siamo stati in Calabria, con tutti quei progetti anche archeologici che non vengono finanziati perché non c'è capacità di visione. Bene, i fondi europei in senso cercano di dare un pochino di visione e di progettualità nel medio e lungo periodo. Certo, questo possono senz'altro aiutarci a garantire servizi davvero vitali, oltre a rivitalizzare davvero i nostri piccoli centri. Andrea, in chiusura, velocemente, ti chiedo se ci sono novità riguardo la notizia che ci aveva coinvolto emotivamente tutti quanti, che ci avevi raccontato venerdì scorso riguardo quanto successo nella miniera di Percoa in Burkina Faso. Sì, lunedì sera i soccorritori sono riusciti ad arrivare a questa famosa camera di sicurezza oltre 500 metri di profondità, all'interno della quale si sperava sarebbero stati trovati gli 8 minatori. Martedì sono entrati all'interno della camera, che era intatta, era asciutta, ma purtroppo era anche vuota. Quindi purtroppo si pensa che questi operai non siano riusciti a fare in tempo a rifugiarsi all'interno di questa camera di sicurezza. In realtà c'è ancora una flebile speranza, stiamo parlando di uno scavo che è di un'operazione di soccorso che dura mai da oltre un mese, perché siamo al 35esimo giorno, sono stati pompati oltre 45 milioni di litri d'acqua dall'interno della miniera che si era allagata. L'ultima speranza è attaccata alla terza e ultima camera di sicurezza, che si trova sul fondo della miniera. Parliamo di una stanza che si trova a 710 metri di profondità, quindi esattamente nel punto più in basso della miniera, dove si spera possa essere diciamo ancora viva questa fiamma di speranza, ma come possiamo ben immaginare, dopo tutto questo tempo e soprattutto, insomma, dopo un'operazione così complicata di ricerca e soccorso, ecco, le speranze purtroppo sono veramente molto molto basse. Cerchiamo di attaccarci comunque ugualmente. Grazie Andrea Spinelli Barrile di essere stato con noi oggi. Ciao Andrea, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, buona giornata. Proseguiamo con le cronache locali. Ora la prima pagina della Nazione di Arezzo: l'economia infrenata, la guerra blocca la crescita, rischi anche per le costruzioni. E poi lo spaccio in casa, madre e figlio finiscono nei guai, avevano dosi di cocaina e hashish anche nel freezer, il frequente via vai ha fatto scattare l'indagine, sono stati arrestati. Il nodo del lavoro: caporalato Arezzo nel mirino, il direttore di Coldiretti dice meglio assunzioni dirette. San Giovanni Valdarno, Cortona, Sansepolcro, Badia Tedalda, Poppi, Pratovecchio, Ortignano, Raggiolo, sarebbero questi i territori della provincia di Arezzo dove si annida il caporalato agricolo, questo almeno quanto risulta dalla ricerca che è stata effettuata dal quinto rapporto agromafia e caporalato a cura dell'osservatorio Placido Rizzotto della Fly CGL. Poi a proposito di lavoro vi segnalo la FIMER in Valdarno, la rabbia dei sindacati, la vertenza è bloccata. Passaggio a livello di Santa Mamma chiuso al traffico, questo l'annuncio del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli dopo l'incidente di mercoledì scorso. Al posto dell'attuale passaggio a livello, ha detto Ceccarelli, sarà realizzato un sottopasso per consentire l'uscita delle auto da Santa Mamma verso Arezzo, la soluzione che era stata trovata quando Ceccarelli era assessore della provincia. E poi il nuovo vescovo, ci siamo, i possibili successori di Fontana e il parroco dei giovani che sta scalando la hit parade appunto nella nomina di nuovo vescovo, così scrive Pierini nell'articolo. Le quotazioni di Don Gabriele Bandini sono in forte ascesa. Andiamo poi
poi alla prima pagina del Corriere di Arezzo che apre sul giro di droga nella casa popolare, madre e figlio arrestati per spaccio, i carabinieri trovano cocaina e hashish, come abbiamo visto, in cucina e in cantina. La fotonotizia ritrae i fratelli Alessandro e Francesco Vegni che insieme ad altri quattro giovani hanno inventato il brand di Saione. Siamo orgogliosi del quartiere, hanno detto. Il reddito delle famiglie aretine torna a salire, sono i dati di Prometeia che evidenziano segnali di crescita per industria, agricoltura e servizi. La guerra frena la ripresa, ma migliora l'occupazione. Poi, per quanto riguarda Via Fiorentina, la rotatoria, il 24 sarà il giorno della verità. Andiamo alla testata giornalistica online, Arezzo Notizie. Il comune dà il via libera alle body cam per la municipale. I sindacati dicono bene, ma attiviamole subito. Poi vediamo anche qui il boom delle costruzioni, ma la guerra frena i cantieri. I primi dati del 2022 dell'economia aretina. E poi il meteo. Arriva il primo caldo africano. L'esperto che dice: ma le escursioni termiche salvano Arezzo. Proprio su questo noi adesso salutiamo Silvio Malvolti, che è direttore editoriale di buonenotizie.it, fondatore e presidente dell'Associazione Italiana di Giornalismo Costruttivo. Silvio, buongiorno, bentornato. Sì, ciao Silvio, non ti sento. Hai chiuso probabilmente il... Eccomi, Ecco, eccomi. no, dicevo, Buongiorno. è caldo record. Allora, ecco, io sorrido, ma in realtà sono anche un po' arrabbiato. Ma mi fa ridere la notizia ricorrente che ogni anno, più o meno in questo periodo, viene strillata letteralmente dalle prime pagine dei giornali, le notizie online e nei telegiornali con questo caldo record. Perché sorrido e sono arrabbiato allo stesso tempo? Sorrido perché è un cliché tipico delle notizie, così come d'inverno l'Italia è nella morsa del gelo. Allora, qualcuno le chiama stagioni, qualcun altro dice che le stagioni non ci sono più, qualcun altro ancora, specialmente nel settore dell'informazione, preferisce, ecco, strillare con questi titoli. Così come ogni estate, o prima dell'estate, nei mesi di maggio e di giugno, tipicamente arriva l'anticiclone africano. Oppure cominciamo ad avere a che fare con la geniale invenzione della temperatura percepita, che fino a pochi anni fa non c'era la temperatura percepita, non ne parlava nessuno, c'era solo la temperatura. Però siccome la temperatura in Italia non arriva mai a toccare i famigerati 40 gradi, per poter aggiungere qualcosa in più si è combinato anche l'umidità, la temperatura per poter strillare, gridare a caldo record, 40 gradi percepiti in città. Ora naturalmente non siamo ai 40 gradi, però stiamo realizzando un'indagine che pubblicheremo poi oltretutto la settimana prossima su Buone Notizie, dove analizzeremo tutti i grafici delle temperature rilevate nell'ultimo secolo e mezzo, ovvero da quando sostanzialmente venne misurata la temperatura in Italia e nel mondo, e dove dimostreremo ancora una volta che anche quest'anno non c'è assolutamente alcun record. Volevo specificare in particolare una particolarità. La parola record perde totalmente di significato se non è associata infatti ad un riferimento precedente, temporale o di altro tipo, cioè ci deve essere un record precedente per poter dire oggi di avere un altro record. Quindi è una parola purtroppo abusata, specialmente dai media. Quindi facciamo attenzione quando ascoltiamo le notizie, perché la parola record serve molto, per acchiappare l'attenzione degli utenti, degli ascoltatori, che non per dare veramente una notizia. Senti Silvio, della notizia a livello locale sul caporalato parlavamo poco fa, se ne parla anche su buonenotizie.it in uno degli articoli. Sì, perché oggi 20 maggio è la giornata della legalità,
che è stata istituita ormai da tempo, e in cui si ricordano non solo come dire, le iniziative di contrasto del fenomeno mafioso, ma anche tutto ciò che chiaramente va contro il concetto che noi abbiamo di legalità, tra cui anche quello che hai citato tu prima, ovvero il problema del caporalato e delle agromafie. E abbiamo fatto un articolo che è uscito oggi in occasione della giornata della legalità, in cui abbiamo però raccontato quelli che sono stati i successi da parte delle forze dell'ordine in tutta Italia. L'ultima che ricordiamo è la famosa operazione Polvere di Stelle, attraverso la quale è stata smantellata un'organizzazione di caporalato nel Veneto. Problema purtroppo che, come tu stesso ricordavi, c'è in tutte le regioni italiane, anche in Toscana, nel centro Italia, e quindi è bene ricordarci che ci sono questi problemi, ma anche che qualcuno sta facendo qualcosa per contrastarli e per risolverli. Oggi ci sembrava la giornata giusta per Per ricordarlo. farlo, certo. Vorrei tornare a parlare di libri. Silvio, si parlava appunto dell'apertura del Salone del Libro, se ne parla su Buone Notizie e soprattutto di come possono migliorare il nostro mondo. Sì, esatto. Ieri si è aperto il Salone del Libro a Torino, Salone Internazionale. Il settore dell'intrattenimento e dello spettacolo è da molto tempo promotore di iniziative di carattere sociale e di inclusione anche, oltre che di sostenibilità. E il libro, in quanto veicoli di idee, di progetti, di ideali, non sono da meno. Quindi abbiamo voluto ricordare come il libro e il mercato librario non è solamente intrattenimento, ma può anche condizionare sensibilmente i propri fruitori e lettori in maniera da sensibilizzare verso quelle iniziative sociali che appunto sono state poi trasferite in progetti editoriali che abbiamo raccontato in maniera abbastanza ampia nel nostro articolo che è in homepage oggi su Che buonenotizie.it. invito i nostri telespettatori ad andare a vedere nel dettaglio. Ringrazio Silvio Malvolti, direttore editoriale di buonenotizie.it, di essere stato con noi. Grazie, buona giornata Grazie a Silvio. voi, buona giornata e buon weekend. E buona giornata e buon weekend anche a tutti voi. Grazie per averci seguito. Appuntamento con la rassegna stampa di Teletruria a lunedì.